importante al di là del campo, i premi individuali premiano il Palermo alla fine. Sì, la convinzione di essere sulla strada giusta e questo piccolo rammarico che abbiamo ci serve da trampolino, perché voglio dire, possiamo fare ancora meglio, lo sappiamo, e avremo occasione per riprovarci. Adesso testa al campionato, si parte con l'obiettivo Final Eight e magari chissà, centrare la vittoria in finale stavolta. Sì. Ma intanto arrivare a fare le Final Eight sarebbe importantissimo, perché vorrebbe dire entrare ancora nelle prime 8 migliori d'Italia, e quindi intanto ci dobbiamo arrivare, e se ci arriveremo poi proveremo, come abbiamo fatto adesso, a fare il massimo. Detto, l'obiettivo comunque è stato raggiunto, era quello di mettere in vetrina tanti ragazzi che sono finiti sul TAC, quindi tanti operatori di mercato in Italia e forse anche in Europa. Sì, ma noi siamo contenti di questo e ci teniamo molto i nostri ragazzi, ci riteniamo ben stretti, quindi il nostro obiettivo ovviamente è quello di sperare di vederli con la nostra prima squadra e non in giro con le altre squadre. Dobbiamo essere bravi e crederci e continuare a dare dei segnali così importanti. Ho detto spero che continuerà a lavorare con Giovanni Bosi, il tecnico, continuerà a caldeggiare la sua candidatura. Adesso col presidente tra poco ci incontreremo e vedremo anche le sue idee, cercheremo di capire qual è la sua idea per il futuro. È chiaro che siamo in un punto in cui ci stiamo confermando nell'eccellenza del settore giovanile italiano, quindi ci piacerebbe continuare su questa strada. Credo che Bosi, come tutti gli altri tecnici delle squadre nazionali, stiano facendo un percorso importante, quindi ragioneremo con calma, ma l'idea potrebbe essere quella di continuare. Lagumina ha dimostrato di valere la prima squadra. Lagumina ha già giocato con la prima squadra, poi delle esigenze tecnico-tattiche lo hanno portato a giocare con noi, perché comunque c'è una rosa numerosa, hanno diversi attaccanti, però credo che abbia dimostrato tutto il suo valore e se ci sarà bisogno da qua alla fine si farà trovare pronto, perché ha dimostrato di avere gambe, testa e cuore per giocare anche i palcoscenici più importanti di quelli della primavera.